Questa mattina al Festival del Cinema Indipendente di Foggia ancora appuntamenti con i ragazzi delle scuole al Teatro del Fuoco per lo spettacolo degli Oblivion che sono qui con noi. Uh, il, questa mattina al Festival del Cinema Indipendente sono esplosi i promessi sposi. Che cosa è successo? I ragazzi battevano le mani, cantavano, ballavano. Era una festa più che uno spettacolo teatrale. Eh, sì, noi abbiamo, fatto, abbiamo deciso, dopo aver fatto i promessi sposi in dieci minuti, di far esplodere completamente e definitivamente il romanzo manzoniano che prima è diventato un libro e poi è diventato questo spettacolo rivolto soprattutto alle scuole perché ci divertiamo a massacrare quello che massacra loro in classe, quindi è tutto un massacrarsi a vicenda. Per quanto voi avete appunto non solo dissacrato i promessi sposi ma anche parecchi insomma, altri uh, pezzi di letteratura, quindi insomma, cos'altro avete, Cos altro avete uh, fatto? Abbiamo massacrato Dante Alighieri principalmente, soprattutto nella fattispecie, l'inferno, abbiamo massacrato Shakespeare, abbiamo fatto tutte le tragedie di Shakespeare in otto minuti circa, e abbiamo massacrato tanti classici, soprattutto il più classico dei classici, cioè Avatar di James Cameron, l'abbiamo massacrato riducendolo a sei minuti, insomma la storia è una storia semplicissima di indiani e cowboy, solo gli indiani erano blu, quindi abbiamo levato i fronzoli, sono sei minuti e eh, niente di più. Ma non dimentichiamo anche... Anche Pinocchio ha avuto il suo bel massacro. Perché anche i più piccini, è vero. Anche. devono poter <ride> sfruttare questa occasione. Hanno diritto anche loro al massacro, alla dissecrazione. Poi non solo, il finale di questo spettacolo è stato proprio un frullato di tutto quello che si studiava a scuola, le filastrocche, le cose, in salsa a tecno. Abbiamo fatto proprio una discoteca, davamo proprio noi le pasticche ai ragazzi. È stato molto bello. Ecco, insomma. Beh, Voi venite appunto, dalla, come ci spiegavate prima, dalla tradizione del musical e si vede, nel senso che siete appunto, uh, cantate, vi muovete sul palco, recitate, fate veramente, fate veramente di tutto. E, e l'incontro come è avvenuto il vostro? Beh, l'incontro è venuto proprio all'interno di una scuola di musical, noi ci siamo conosciuti lì. Dopo aver fatto i nostri percorsi, diciamo quelli obbligatori, abbiamo deciso di intraprendere questa strada, eravamo innamorati del musical, abbiamo fatto questa scuola, questa Accademia di Musical a Bologna, lì ci siamo incontrati e ci siamo scelti e... e basta, e adesso siamo noi. I ragazzi vi chiedevano appunto da dove nasce il nome Oblivion, noi lo richiediamo per gli spettatori del Festival del Cinema Indipendente, e però vogliamo anche che vi presentiate, vogliamo conoscere i vostri nomi, chi siete. Allora io sono Francesca, Lorenzo, Graziana, Fabio e Davide e Oblivion è l'acronimo dei nostri nomi, cioè le iniziali dei nostri nomi messi insieme fa Oblivion. Vedete voi? più o meno è così <ride> un'ultima <ride> cosa più o meno un'ultima cosa d'altronde ci avete insegnato che a scuola si può anche dissacrare quindi va bene la prendiamo per buona uh, un'ultima cosa appunto voi gli oblivion li troviamo fortunatamente ovunque siete molto dinamici da questo punto di vista appunto comunicativo perché siete su un canale youtube avete un cofanetto c'è un gioco uh, quindi ci sono una serie di uh, così, spazi e modi diversi in cui vi possiamo trovare ma siete così uh, dinamici così eh, assolutamente, eclettici assolutamente in tempo reale gli Oblivion sta facendo un'intervista a Torino a Bologna eh, a Pieve di Cadore cioè, abbiamo anche questo dono dell'obliquità quindi... <ride> essendo Oblivion sì ci sono, ci sono proprio diversi gruppi Oblivion tutti assomiglianti fra di loro che girano l'Italia insomma ormai è un franchising come Benetton capito Sisley avete i cloni un saluto corale ciao, ciao.